Circa 600 anni fa, i Lau della Laguna cominciarono a costruire i loro villaggi sul mare. Sono molti i motivi per cui la gente è venuta qui sul mare. Innanzitutto c'erano i saccheggi. Sul mare invece si può vivere e dormire tranquilli. Non ci si deve preoccupare delle ruberie. E poi c'è la pesca. Quando si vive sul mare si è vicini alle zone di pesca. Dalle montagne il mare è lontano. Bisogna camminare a lungo per arrivare al mare. Un'altra ragione sono le zanzare. Sulla spiaggia ce ne sono così tante che rendono la vita impossibile. Sul mare la vita è piacevole. Possiamo dormire e dimenticare. È per questo motivo che abbiamo costruito i nostri villaggi sull'acqua. A un esame superficiale in questa laguna a sud dell'Oceano Pacifico, la vita appare inverosimilmente idilliaca. In realtà, alcuni aspetti della vita dei Lau negli anni Ottanta destano preoccupazione. L'isola di Malaita si trova a 1200 miglia a nord-est dell'Australia e fa parte dell'arcipelago delle Isole Salomone, un tempo colonia britannica. I Lau che vivono sugli isolotti artificiali a largo delle coste di Malaita devono affrontare cambiamenti spesso radicali nel loro modello di vita. Il complesso e sofisticato sistema di credenze e di valori che i Lau chiamano la vita delle consuetudini e che ha regolato la loro esistenza per centinaia di anni minaccia di crollare. Gli uomini delle consuetudini sono quasi tutti morti. Restano tra noi soltanto due sacerdoti. Le tradizioni vanno scomparendo. Non sono più le stesse del tempo in cui vivevamo la vita delle consuetudini. Al giorno d'oggi tutto è cambiato. Nei nostri villaggi gli uomini delle consuetudini sono ormai rari. Sull'isola di Fueda, le case dei sacerdoti delle consuetudini sono in rovina. 3 anni fa i due sacerdoti di Fueda si suicidarono. Sconfortati dalla rapida diffusione del cristianesimo nella laguna, uno di essi si gettò sotto la canoa di una donna e l'altro commise deliberatamente un errore durante una cerimonia. Nel breve spazio di una settimana erano morti entrambi. Nessuno ha osato entrare nella casa per recuperare gli oggetti sacri. La gente teme che gli spiriti, adirati per l'intrusione, diventino portatori di morte. Gli oggetti sacri di quella casa oggi sono ancora dentro di me. Quando i sacerdoti morirono, noi uomini comuni non potemmo entrare. Non ne eravamo degni. È la casa in cui vivevano. Gli oggetti che vi si trovano verranno trasferiti nell'altra casa. Gli abitanti di Fueda hanno cominciato a costruire una casa della cultura. Essa sarà adibita alla conservazione degli oggetti sacri e diverrà un centro per il recupero e il mantenimento delle tradizioni Lau. Questo filmato segue la storia di Fueda durante la campagna per le consuetudini.
Nella laguna c'è bassa marea. Oggi gli uomini di Fueda raccolgono rocce coralline per riparare i danni che un ciclone ha recentemente arrecato all'isola. Questo spettatore interessato è arrivato sull'isola con l'uragano ed è stato adottato dagli abitanti del villaggio che lo hanno chiamato con il nome del ciclone, Namo. Le isole sono state costruite in questo modo, alzando una piattaforma di coralli sulla superficie dell'acqua. Fueda fa parte di un gruppo di 60 isolette artificiali disseminate nella laguna. Oggi su queste isole vivono circa 5.000 Lao e la maggior parte di essi si è convertita al cristianesimo. I missionari infatti cominciarono ad arrivare a Malaita alla fine del secolo scorso. Fueda ha resistito più delle altre isole all'influenza dei missionari. Molte tradizioni e usanze coesistono con le t-shirts e i registratori di importazione. La gente di Fueda si sente ancora circondata dagli antenati e dagli spiriti. Il gosile divora le persone. Esso garnisce persone e maiali. Lo spirito selvaggio è uno spirito che vive nella giungla. Quando tocca una persona, essa muore. Il Kililea induce una donna ad impiccarsi con una corda. Lo spirito della rete veglia sulle reti da pesca. Lo spirito dei combattenti veglia sui combattenti. Se partiamo per una scorreria, uccideremo molti uomini. Gli spiriti sono centinaia, ma ormai la gente ne ricorda solo alcuni. Dede Towo vive a Fueda ed è uno degli uomini delle consuetudini. Le sue capacità e le sue energie lo hanno reso molto popolare sull'isola. Ai limiti settentrionali della laguna Lau, Dede conosce un posto dove può raccogliere le conchiglie Romu. Le conchiglie dalle labbra rosse hanno un grande valore commerciale presso i Lau e insieme ai denti di delfino costituiscono la moneta di scambio tradizionale in questa area del Sud Pacifico. Al suo ritorno a casa, a Fueda, Dede rompe le conchiglie raccolte. Successivamente si occuperà della frantumazione e della levigazione. Il denaro che faccio serve per pagare una donna, per la dote o per finanziare una vendetta. Inoltre può servire per arruolare gli uomini, per le cerimonie. Può essere utile anche in caso di litigi. Il denaro delle conchiglie porta la pace. È necessaria una grande quantità di conchiglie per finanziare le cerimonie, che sono sempre state di grandissima importanza per la vita delle consuetudini. Purtroppo la conoscenza dei complessi rituali attraverso cui i Lau hanno cercato il sostegno e la protezione degli spiriti sta venendo rapidamente meno. Anche nella famiglia di Dede questo processo è evidente. Suo figlio Tuita si è convertito al cristianesimo. Insukulu è un termine Lau che vuol dire educazione, cristianesimo e tecnologia. Tuita è un uomo Insukulu e non gli è permesso ereditare la conoscenza rituale del padre. Per quelli di noi che sono Insukulu è proibito. Noi non possiamo accedere al potere degli spiriti. Noi preghiamo il Signore che è nei cieli. Noi confidiamo in Lui. Insukulu ha distrutto il mio ragazzo. La vita delle consuetudini finirà con me.
I suoi nipoti non la apprenderanno? No, hanno scelto tutti il Sukul. Allora non vogliono conoscerla. Ah, vogliono farlo alla maniera del Sukul. Pregano anche per le loro piantagioni. Le tradizioni fanno ormai parte del passato. L'isolotto di Roba è una specie di sobborgo di Fueda. Per non contaminare le isole pagane, coloro che si sono convertiti al cristianesimo hanno dovuto lasciare Fueda e costruire altre isole. È un membro devoto della chiesa di Roba. I nuovi adepti vengono sollecitati ad abbandonare le pratiche tradizionali considerate peccaminose. Ma il messaggio del predicatore venuto a nuova vita è a malapena compreso dalla congregazione. Gesù disse: voi dovete nascere a nuova vita, seguitelo e rinascerete ed entrerete nel regno di Dio. Come nascerete a nuova vita? Al termine della giornata, Dede raggiunge gli altri uomini di Fueda nel Manabeo, la zona riservata agli uomini. Una volta tutti gli uomini mangiavano e dormivano nel Manabeu. La consuetudine dei Lao stabiliva infatti che per essere felici uomini e donne dovevano trascorrere parecchio tempo separati. Su molte isole le zone destinate agli uomini e alle donne sono state abolite, ma qui a Fueda entrambi i sessi hanno mantenuto i propri territori. La zona riservata agli uomini rappresenta anche il centro politico e spirituale dell'isola. Oggi gli uomini si sono riuniti per costruire un nuovo tetto a una casa del villaggio. Intorno ad essi ci sono le case e gli altari dei sacerdoti morti. Questo è il luogo in cui gli uomini di Fueda costruiscono la nuova casa della cultura. Attraversando il muro del Manabeo si entra nell'area comune del villaggio, dove uomini e donne vivono e lavorano insieme. La donna deve restare al di là del piccolo muro che segna il confine con il Manabeu. Il muro che circonda la zona riservata alle donne è una barriera che neanche i nostri operatori hanno potuto superare. Questo spazio esclusivamente femminile è difeso da temibili tabù. Se un uomo entra qui, lo spirito lo ucciderà. Lo spirito vigila. Lo spirito esigerà il sacrificio di un maiale per rimuovere la contaminazione. La consuetudine stabilisce che una donna debba vivere nella zona a lei riservata per 4 giorni durante il ciclo mestruale e per 30 giorni dopo il parto. Ma persino le donne di Fueda preferiscono andare a partorire i loro bambini sulle isole cristiane, dove i tabù sono stati aboliti e dove possono godere di maggiori comodità. Non vogliono restare qui. Preferiscono un posto cristiano dove la vita è più facile. Preferiscono andare a partorire altrove?
Sì, qui la vita non è molto confortevole. Stare sedute per 30 giorni su quelle rocce non è davvero piacevole. In questa società la divisione tra i sessi è piuttosto netta. Gli uomini sono considerati superiori. Persino nella canoa la testa di Dede deve trovarsi più in alto rispetto a quella della moglie che manovra l'imbarcazione. Le donne sono considerate inferiori, ma dotate di un potere pericoloso. Gli uomini sono ritenuti superiori, ma vulnerabili. Da noi a Malaita non è la donna che comanda in casa, ma l'uomo. Se una donna vuole andare da qualche parte e l'uomo dice tu non vai, allora la donna resta. Soltanto se l'uomo glielo permette, la moglie potrà andare. Se l'uomo proibisce alla donna di uscire, lei non esce. Non è bello che una donna sia più importante dell'uomo. Gli sposi litigherebbero continuamente. È così che funziona Malaita. Anche quando vanno ad approvvigionarsi di acqua fresca sulla terraferma, gli uomini siedono in posizione superiore rispetto alle donne. È un buon sistema. Nelle coppie in cui la donna vuole dominare avvengono continuamente litigi. Le donne vogliono comandare, gli uomini vogliono comandare, i bambini vogliono comandare. È terribile. Se in casa comanda l'uomo si vive bene. Funziona così a Malaita. C'è un'altra cosa. Qui l'uomo paga per avere una moglie. Egli è superiore alla donna perché l'ha comperata dai genitori. Tra qualche giorno sull'isola di Fueda avrà luogo un matrimonio. Il denaro delle conchiglie, i denti di delfino, le banconote e i tessuti con cui la famiglia dello sposo compera la sposa vengono esposti perché tutti possano vederli. Secondo la tradizione, la madre della sposa piange per la perdita della figlia. Zio della sposa è Atli Toata, un uomo che gode di grossa considerazione nella comunità e che si è convertito al cristianesimo. Nonostante ciò, egli partecipa attivamente ai preparativi per un matrimonio di tipo tradizionale. Il denaro delle conchiglie che vedete oggi, i denti di delfino, i dollari e i tessuti che vedete oggi non sono stati ancora distribuiti. Oggi vengono raccolti. Dopodomani verranno distribuiti. Quello che ha luogo oggi è un rito tradizionale malaitiano. È una buona cosa mostrarlo. Lo spiazzo del villaggio viene pulito per scacciare gli spiriti maligni. L'imminente matrimonio sarà celebrato con una danza, a cui parteciperà la stessa sposa, Eli. Fino a pochi anni fa i danzatori ballavano nudi, ma recentemente sono stati introdotti elementi nuovi nei matrimoni Lau. La tradizione richiedeva che una ragazza trovasse marito su un'altra isola e vi si trasferisse dopo il matrimonio. Ora le giovani si sposano sempre più frequentemente con i ragazzi dello stesso villaggio, rafforzando così la tendenza degli isolani a chiudersi in se stessi. Sull'isola di Malaita, di fronte a Fueda, Dede e sua moglie hanno raggiunto il loro orto. Ogni giorno, approfittando della tregua concessa dalle zanzare, gli isolani vengono a coltivare nei loro orti l'igname, la colocasia e la patata dolce, che costituiscono gli alimenti principali della loro dieta. Gli orti come quello di Dede, strappati alla giungla dell'isola di Malaita, rappresentano per i Lau una risorsa di vitale importanza.
Oggi Dede lavora in un nuovo appezzamento che ha preparato un paio di mesi fa. Sin dall'inizio, egli ha sistemato al centro dell'orto un altare. Come si chiama il posto? Si chiama Sunabu. Cosa c'è nel Sunabu? Lo spirito che rende la terra fertile e permette un buon raccolto. Lo spirito si trova nel posto chiamato Sunabu. Mio padre mi ha insegnato tutto il necessario per coltivare l'igname con buoni risultati. È una brutta cosa che non ci siano più bambini pagani ai quali trasmettere la conoscenza. Per gli uomini delle consuetudini, l'assistenza dello spirito è essenziale anche per assicurare una buona pesca. Sono le 7 di mattina e gli uomini di Fueda e delle altre isole si incontrano per unire i propri sforzi in una spedizione di pesca su vasta scala. Alla rete è stato applicato un uccello marino di legno che, secondo i Lau, accoglie uno spirito potente che assicurerà il successo della spedizione. Le foglie di palma raccolte sulla terraferma vengono usate per attirare il pesce nella rete. Le vibrazioni della corda muovono le fronde che attirano il pesce. Tirate! Tirate così. Tirate bene la rete, in modo che non resti impigliata sul fondo. La rete comincia a chiudersi. Quasi 50 canoe partecipano alla spedizione. Non molto tempo fa i Lau della laguna catturavano molti delfini durante le loro cacce rituali annuali. Ora tali mammiferi si mostrano raramente in queste acque. Nonostante l'eccitazione, il risultato è piuttosto deludente. Gli uomini dicono che il pesce sarà più abbondante con l'arrivo degli alisei tra circa 3 mesi. Oggi molte canoe torneranno a Fueda quasi vuote. I Lau credono che il loro primo antenato abbia preso la forma di un pesce cane, perciò lo squalo è diventato tabù. A Fueda è giornata di nozze. Atli Toata è venuto per partecipare al matrimonio di sua nipote Eli. Il matrimonio tradizionale Lau rappresenta certamente un'occasione piena di contraddizioni per un convertito al cristianesimo che occupa un posto importante nella società. Il gruppo dello sposo si dirige verso la laguna. Tornerà presto a prendere la ragazza, ma lo sposo non comparirà affatto alla cerimonia. Secondo la tradizione, egli dovrà restare nascosto sulla terraferma per 30 giorni dopo il matrimonio. Il marito di Eli si chiama George e fa il tassista nella capitale delle Isole Salomone, a più di 100 miglia di distanza. Ehi,
Shiva ritorna, i sostenitori della sposa inscenano un finto attacco per respingerli. Il momento culminante della cerimonia consiste nell'esposizione della dote sullo spiazzo del villaggio e nella sua distribuzione ai parenti della sposa. Questa stoffa, insieme a $200, è per la madre, Aduana. Quando tutti i doni in tessuti e in denaro sono stati distribuiti, arriva la sposa. Le decorazioni nuziali sono un chiaro esempio delle nuove ambiguità che si mescolano alle tradizioni dei Lao della Laguna. La ragazza indossa un vestito da sposa bianco di tipo occidentale ed è adornata con il denaro delle conchiglie, le collane di denti di delfino e una corona fatta con i dollari delle isole Salomone. Secondo la tradizione, i suoi piedi non devono toccare terra durante la processione fino alle canoe. Protetta contro gli spiriti avversi, la sposa inizia il breve viaggio verso la sua vita di moglie. Fino a poco tempo fa, le donne sposavano quasi sempre un uomo di un'altra isola e non era loro concesso di tornare a casa fino alla nascita del secondo figlio. Ma come molte altre spose degli anni Ottanta, Eli ha scelto un uomo della sua stessa isola. Dopo un viaggio simbolico nella laguna, ella tornerà a Fueda. Nonostante i nuovi elementi apportati ai matrimoni tradizionali, ve ne è uno legato alle consuetudini che deve essere mantenuto. I bambini sporcano le strade intorno alla casa della sposa e il primo compito di Eli, in qualità di donna maritata, sarà quello di ripulire il sudiciume. Tutti i giovedì, alle 9:30 circa di mattina, la Princess 2 getta l'ancora nei pressi di Fueda. Sebbene arrugginita e decrepita, la Princess 2 è un potente agente di scambio nella laguna. La nave trasporta merci e persone dalla capitale delle Isole Salomone e torna a Honiara con pesce e verdure della laguna. Il nuovo servizio, istituito alla fine del 1985, ha reso finalmente possibile il collegamento con le isole artificiali come Fueda. Un uomo, Calabete, è particolarmente interessato oggi all'arrivo della Princess 2. Sua madre si è recata a visitare alcuni parenti nella capitale e dovrebbe tornare questa mattina. Ma non è tornata come previsto. Calabeti ha dei ricordi piuttosto tristi della capitale. È una città molto cara. Ho vissuto a Honiara. Dopo 5 anni mi sono detto che non valeva la pena restare là. Mi sono licenziato dal lavoro e sono tornato al villaggio. Ora vivo qui. Che importanza ha se non guadagno denaro? Mangio tutto quello che voglio e gratis. Non devo comprare il cibo. Questo è il motivo principale per cui sono tornato. La Princess 2 è pronta a ripartire per Honiara, dove due fratelli di Calabeti sono impiegati presso la compagnia aerea delle Salomone.
Come è ormai consuetudine, dalla nave sono stati sbarcati alcuni articoli di importazione provenienti dal mondo occidentale. Funafu si trova di fronte a Fueda ed è la più antica delle isole artificiali. Anche a Funafu la gente è impegnata a mantenere in vita le tradizioni. Alcuni giovani di Funafu hanno dimostrato molto entusiasmo nell'inscenare questa danza per la nostra cinepresa. Per accrescere la confusione culturale, Funafu è anche la residenza di Ratu, l'ultimo sacerdote delle consuetudini, la Sacra Bocca. Nessun ragazzo prenderà il mio posto. Per apprendere le consuetudini, un uomo dorme accanto a suo padre. Egli vive con suo padre e apprende le consuetudini. Ora non ci sono più tradizioni. La gente non le osserva più. Quando si perde il contatto, si perdono le tradizioni. 2 anni fa, alcuni giovani di Funafu decisero di porre un freno all'abbandono delle tradizioni. Come avrebbero poi fatto gli uomini della vicina isola di Fueda, gli abitanti di Funafu progettarono un centro per la conservazione degli oggetti e dei valori tradizionali. Alcuni dei motivi che li hanno indotti a ciò non hanno nulla a che fare con le tradizioni. I turisti, la gente che viene a visitare questi luoghi, possono pagare per conoscere la cultura malaitiana. In quella casa ci sono oggetti antichi, oggetti che ricordano le nostre origini. Sono all'interno della casa. E quelli che vogliono conoscere le tradizioni di Funafu possono visitare quella casa e possono anche comprare qualcuno di quegli oggetti esposti. Per il momento i progetti sono andati in fumo. Poco tempo dopo l'apertura ufficiale da parte del primo ministro delle Isole Salomone, l'istituto culturale è crollato. La gente di Funafu ci ha riferito che esso è stato devastato dal recente ciclone, ma il motivo potrebbe anche essere di natura politica. Diversamente da Fueda, la cui gente appartiene interamente al clan Rere, a Funafu ci sono 7 clan diversi. L'istituto culturale, che aveva lo scopo di raccogliere denaro con la vendita di oggetti tradizionali, può essere forse diventato un centro di tensione. Nel frattempo i progetti di ricostruzione sembrano più vaghi della minaccia di altri cicloni nella laguna. Quando un ciclone ci colpiva, il nostro respiro non tremava, perché le tradizioni erano molto forti. Ma se un ciclone ci colpisce ora, i nostri respiri tremano se c'è un ciclone, perché il Sukulu ha distrutto le nostre tradizioni. La laguna è cosparsa di isolotti deserti. Molti Lau si sono trasferiti nella capitale, mentre altri sono andati sulla terraferma, a Malaita, per riprendere possesso delle loro terre ancestrali secondo le nuove disposizioni governative. A sud di Fueda c'è l'isola di Fuaga. Alcuni dei miti Lau sono legati alle colline di Fuaga. Ormai però gli isolani si sono convertiti al cristianesimo. Molti sono partiti e i pochi rimasti devono fare affidamento su uno strano commercio. Le lumache di mare, di cui Fuaga abbonda, vengono esportate in Giappone, dove sono considerate un cibo raffinato. Delle tradizioni di questo luogo non è rimasto nulla. Siamo tutti in Sukulu. La gente originaria possedeva la conoscenza. Essi conoscevano i rituali, ma poi sono morti e nessuno possiede più la conoscenza. Da quando gli abitanti di Fuaga si sono convertiti al cristianesimo, la zona riservata alle donne è caduta in disuso, ma l'area destinata agli uomini è ancora considerata tabù. Sull'isola si avverte una certa tristezza.
Ma la gente pensa che il nuovo modo di vivere abbia portato anche dei benefici alla popolazione. I saccheggi sono cessati. Per il possesso di una donna non ci si batte più. Il desiderio di una donna non deve significare guerra. Prima accadeva così e siamo contenti che questa usanza sia cessata. I riti pagani sono efficaci, ma se li eseguiamo ora non hanno alcun potere. Se usiamo una rete e ci mettiamo sopra uno spirito, potrebbe perfino provocare la nostra morte. È così. Perciò non dobbiamo cercare di fare cose impossibili. Gli anziani sapevano, ma non hanno trasmesso la conoscenza ai giovani. A Fueda le energie Lao sono ancora molto attive. Se osserviamo ciò che sta accadendo intorno a noi, ci accorgiamo che c'è ancora qualcosa di vitale in atto. Le vecchie tradizioni non sono scomparse. Non siamo alla fine di tutto. Alcune cose sono cambiate. Al giorno d'oggi, se qualcuno ha l'atteggiamento giusto nei confronti delle tradizioni, sarà in grado di conservarle e di farle rivivere. Atli Toata è deciso a mantenere in vita questa possibilità. Egli lavora con l'antropologo Pierre Marandà e trascrive i miti ancestrali dei Lao e le loro genealogie. Toata vuole conservare la memoria delle consuetudini prima che venga perduta per sempre. Le Aini Mai sono pietre sull'origine della gente di Malaita, sul modo in cui uccidevano i nemici, le usanze relative ai matrimoni, alla pesca, alle feste rituali, tutto ciò che accadeva a quel tempo. Toata ha intenzione di collocare le trascrizioni dei miti nella Casa della Cultura di Fueda, insieme agli oggetti legati alle consuetudini. Così, un convertito al cristianesimo che si è impegnato ad abbandonare le tradizioni, lavora per mantenerle. Sono un uomo in suculu, ma ho appreso tutte le consuetudini da mio padre quando ero bambino. Non ha importanza che io sia entrato in suculu. Le consuetudini del villaggio restano con me. Il suculu è venuto in seguito. La consuetudine era antecedente. Io sono nato nella consuetudine e conosco tutto di essa. Non ha importanza che io sia entrato in suculu. La tradizione resta con me. Tutto quello che mio padre e mio nonno mi hanno insegnato. A Fueda è morta una donna anziana. Il lavoro si arresta per 3 giorni, fino al funerale. Con il funerale si ripresentano le contraddizioni scoppiate a Fueda negli anni Ottanta. La sepoltura avrà luogo in un cimitero cristiano, nelle paludi di mangrovie, sulle spiagge di Malaita. Malgrado la donna fosse pagana, i suoi parenti cristiani hanno predisposto che un pastore guidi il corteo funebre, poiché a Fueda non ci sono più sacerdoti pagani.
And this body of our humiliation shall be changed and be made like unto his glorious body. According to the mighty works whereby he is able even to subdue all things unto himself. Dopo i giorni di lutto, gli uomini di Fueda si preparano a una spedizione di pesca. Le foglie raccolte sulla terraferma hanno un effetto soporifero che permetterà agli isolani una pesca più facile e redditizia. Nella laguna gli uomini delle consuetudini lavorano insieme ai convertiti al cristianesimo. Stanno cercando modi diversi per affrontare i cambiamenti avvenuti nella laguna Lau negli anni Ottanta. Hunua fa ancora parte del gruppo, sebbene abbia superato gli 80 anni. È una delle ultime persone a conoscere i miti e i rituali antichi. Anche Saamani è un uomo delle consuetudini. Ha lavorato per anni nella capitale, prima di tornare a Fueda. Dopo la morte dei sacerdoti, egli ha elaborato un sistema di intercessione personale con gli spiriti e resta fortemente impegnato nelle credenze e nei valori tradizionali. Il figlio di Dede, Tuita, è diventato cristiano, ma dichiara di credere tuttora ai valori delle tradizioni. Il padre di Calabeti era un uomo importante, uno degli uomini più sapienti in fatto di consuetudini. Ma Calabeti ha scelto il cristianesimo. Rifiutando i doveri relativi al mantenimento delle tradizioni, egli mira a ottenere il meglio da entrambi i mondi. Prendo dal suculo ciò che è conveniente per me, come fa mio padre. Ma se si tratta di questioni molto importanti, qualcosa che il suculo proibisce, allora non le seguo. È il modo migliore per vivere bene. Se il suculo non approva il mio modo di agire, allora è difficile seguirlo. Non ne vale la pena. Per le cose che desidero veramente, non accetto interferenze del suculo. Non ha importanza se siamo nel suculo o meno. Vogliamo che le tradizioni del nostro villaggio continuino a vivere. La gente che verrà a Fueda vedrà che le nostre tradizioni sono ancora forti. È per questo che vogliamo costruire la casa della cultura. Il nostro soggiorno a Fueda stava per terminare, quando la gente decise che era arrivato il momento di completare la casa della cultura. Il progetto era rimasto a languire per mesi e dalla morte dei sacerdoti nessuno se n'era più occupato. Molti ci dissero che la presenza della troupe televisiva e dell'antropologo Pierre Marandà aveva stimolato la comunità a riprendere la costruzione della Casa della Cultura. Gli uomini si impegnarono a terminarla in una giornata straordinaria di lavoro collettivo. Al termine della giornata arriverà il momento temuto. Qualcuno dovrà entrare nella casa dei sacerdoti e prelevare gli oggetti sacri sfidando l'ira degli spiriti. Per questo incarico rischioso è stato scelto il vecchio Kunua Kaba, un uomo che possiede una vasta conoscenza dei rituali e delle tradizioni Lau. Mentre il caldo aumenta, gli uomini preparano dozzine di pannelli di foglie che formeranno le pareti della nuova casa della cultura.
Verso mezzogiorno, alcuni degli uomini più anziani cominciano a preparare una festa. Dionni Kwakwari recupera le sacre pietre da cucina che appartenevano ai sacerdoti morti. Della cultura è quasi terminata e Kunu Akaba dovrà presto introdursi nella casa dei sacerdoti per assolvere il suo compito pericoloso. Dopo 8 ore di lavoro collettivo, la nuova casa della cultura è finita. Gli uomini sono preoccupati per la violazione della casa dei sacerdoti morti. Il tronco spaccato è un prezioso oggetto cerimoniale. Kunua è ansioso di placare gli spiriti e cerca di fornire delle valide spiegazioni. Mettiamo queste cose al riparo, così i bianchi potranno vederle. Togliamo queste cose dalla casa che sta andando in rovina. Nessuno abita più nella casa. Alla seconda visita, Kunua preleva dalla casa dei sacerdoti soltanto un paio di scodelle per il cibo, che certamente contengono poche minacce degli spiriti. Gli uccelli sacri restano nella casa in rovina. Il vecchio Kunua ha troppo timore di provocare l'ira degli spiriti. Abbiamo paura. L'uccello resterà sulla rete finché essa non marcirà. Per noi è tuttora tabù. Occorrerebbe un sacerdote, un uomo che può esercitare potere sulla rete. Se uno di noi lo prendesse, il suo corpo comincerebbe a gonfiarsi. Non potrebbe più camminare. I testicoli gli si gonfierebbero, le gambe gli si gonfierebbero. Diventerebbe grasso così e morirebbe. Le cose che abbiamo preso sono sufficienti. Per Kunua la terribile prova è terminata. Egli si ritira nella propria abitazione lamentando palpitazioni. Nonostante l'agitazione, è un bel momento per la gente di Fueda. I preziosi oggetti vengono trasferiti con grandi onori nella nuova casa della cultura. Per tutta l'isola è un'occasione di celebrazioni. La gente ci ha chiesto di mandarle questo filmato, che verrà conservato come testimonianza nella Casa della Cultura.